questo compito, quindi noi dopo questa iniziativa metteremo in campo altre iniziative sui diritti umani che utilizzeremo questo spazio espositivo a Cardoso, quando sarà finito utilizzeremo anche lo spazio espositivo a Sant'Anna di Stazzema, perché anche là dovremmo completare a breve uno spazio molto importante che è il centro accoglienza e noi abbiamo chiamato la fabbrica dei diritti. Pertanto io non voglio rubarvi altro tempo, se non che ovviamente ringraziare il maestro per la sua disponibilità, non solo di averci dato questo input, ma a breve noi insieme al maestro saremo a Roma, alla Camera dei Deputati, a presentare nuovamente insieme a superstiti che saranno con noi per quell'occasione la riedizione del libro. Credo questa sarà un'occasione importante dove vorremmo coinvolgere e soprattutto stimolare le sensibilità dei paesi, almeno dell'Italia e della Germania, che saranno coinvolti in quell'iniziativa. Orientativamente questa verrà fatta il 3 maggio, una delle disponibilità che ci hanno dato, che ci sembra una delle date migliori, quindi un appuntamento rinnovato al maestro per questa occasione, un ringraziamento anche di essere qua ad aprire in un piccolo paese come il nostro, un personaggio così importante, una mostra fondamentale per i diritti umani. Il significato di questa mostra oggi nel 2016? È una mostra che è un documento storico, dove chiaro in Italia non c'è più la pena di morte, però ci sono tanti paesi che ce l'hanno ancora e quindi dobbiamo dare il buon esempio per discutere questa situazione. È comunque una battaglia vinta, il futuro un giorno quando saremo civili non ci sarà più la pena di morte. Devo dire che io ho conosciuto Toscani davanti alla porta della chiesa di Sant'Anna e mi ha fatto una fotografia. Ha detto che glielo dato dopo 60 anni, ha voluto fare i ragazzi di Sant'Anna e questo gli devo dire molto grazie, perché veramente ha fatto un lavoro per non dimenticare quello che è successo. Oggi per noi è un onore avere al Palazzo della Cultura del Cardoso Stazzema un artista conosciuto internazionalmente come la forza creativa dietro alle più famose riviste, ai marchi, ai brand più famosi del mondo, ecco. Forse lo ricordiamo, più di noi lo ricorda come il promotore delle campagne pubblicitarie della Benetton. Ma a noi di lui cosa ci piace? Ci piace che dedica parte della sua creatività ai problemi sociali, alle ingiustizie e anche alla difesa dei diritti umani. Prima il sindaco parlava anche appunto del volume e del lavoro che ha fatto a Sant'Anna precedentemente e che tuttora porteremo avanti, cioè la raccolta delle testimonianze sui superstiti di Sant'Anna nel 1944, facendo proprio ritratti fotografici, delle interviste. E penso che questo, che poi tutto si è trasformato con i bambini ricordano il 1944 ed una mostra fotografica che gira tutt'oggi in Italia. Io penso che questa sia una cosa importantissima, non solo per Stazzema o i comuni limitrofi, ma veramente per tutta l'umanità, come diceva il sindaco, come diciamo tutti, perché certe cose non devono più accadere. C'è una casa della cultura più grande del paese. Questo dovrebbe essere il futuro dell'Italia, quando finalmente saremo civili avremo la Casa della Cultura come la casa più grande del paese, non lo stadio, ma la Casa della Cultura. Saremo civili quando il liceo Carducci porterà via la maestra Maria Rossi per 12 milioni di euro al liceo Leonardo da Vinci, perché la professoressa vale così tanto, e non quando ci porteremo via i giocatori di calcio. Se andremo avanti così non siamo paese civile. Qui faccio complimenti al mio amico sindaco che ha portato avanti questo doppio progetto. Uno è questa mostra sulla pena di morte e l'altro è il libro di Sant'Anna. Devo dirvi che sono fra i miei due lavori più importanti che ho mai fatto. Lo dico proprio perché qui è proprio l'esempio dove non ci si dimentica il fine per cui si lavora attraverso i mezzi. Normalmente nella fotografia, nella scrittura, nel giornalismo, si perde la visione del fine con i mezzi.
tutti noi facciamo questo grande sbaglio esistenziale, dimentichiamo il perché facciamo le cose, qual è la ragione, qual è il fine delle nostre azioni. E vi racconto le due storie velocemente. Mi è sempre dato fastidio questa storia della pena di morte, cioè quando ero ragazzo io in realtà mi ricordo che c'era questo Karel Cessman, sentivo la radio, avevo avuto 10 anni, voi non lo ricordate, siete tutti giovani, ma qualcuno che è alla mia età si ricorderà di questo qui, che lo mettevano sulla sedia elettrica e poi all'ultimo momento lo portavano via perché era rimandato. È andato avanti 12 volte, tu pensate, 12 volte a essere seduto sulla sedia elettrica e per 12 volte è stato riportato via, hanno ripreso in mano finché alla fine riuscirono a bruciarlo. E mi ricordo questa cosa qui da ragazzo, che mi aveva affascinato. E quando ho avuto l'occasione di, attraverso l'associazione Assoluto Ticaino, sono diventato membro dell'associazione Assoluto Ticaino, sono riuscito a mettere insieme un lavoro abbinandolo, vi dico, il lavoro era un catalogo per la Benetton. È una cosa assurda, no? Dice, vado a fare un catalogo di modelli che vogliamo eliminare e di abiti che non si possono comprare. Quindi già un'azione contro tutto il sistema del marketing e del consumo. La prima azione è stata questa, andare contro un sistema di consumo. E mi ricordo con Luciano Benetton discussi la roba e dicevo, giusto, lo facciamo. E devo dire che è stata l'azione più importante nel mondo della pubblicità, chiamiamola così. Cioè questo qua è stato un lavoro che tutti si ricordano perché è andato contro le regole del mercato e nello stesso tempo ha fatto del marchio il marchio più conosciuto al mondo in quel momento. Cosa ricorda di questo, quando ha fatto questi scatti? Sono immagini, no, ho fatto tutto un giro di 9 prigioni americane e il posto è una combinazione fra medioevo e tecnologia avanzata, dove queste celle hanno tutte le tecnologie possibili per tenere sta gente dentro e dall'altra parte c'è questa mentalità medievale di eliminare quelli che si pensa vadano eliminati per ragioni di giustizia. Secondo me la giustizia non è ammazzare la gente come principio. In tutta l'America ha la pena di morte, attenzione, è ingiusto dire gli americani sono, ci sono degli stati americani che non hanno mai avuto la pena di morte anche quando l'avevamo noi, quindi è ingiusto dire questo, l'America è fatta da 52 stati, qualcuno è per la pena di morte e qualcuno non lo è, anzi più della metà non lo è, quindi bisogna, perché qualcuno ti dice guarda che io, il mio stato non è mai stato per la pena di morte e sono americano, quindi bisogna stare attenti a dare dei giudizi giusti. Bene, insomma, andai in queste prigioni, è stata un'esperienza molto molto dura. Esiste un film di questo, che me lo dia. I bracci della morte puzzano di morte. Puzzano di morte. È, come ho detto, sono dei posti medievali dove si sente proprio un'antica energia medievale, incivile, violenta e nello stesso tempo fisicamente si è forse nei posti tecnicamente più avanzati del mondo. Luci, laser, telecamere, serrature elettroniche, una roba tremenda. E quindi è un posto molto... molto estremo, l'avrete visto in qualche film, no? Così. E riuscì a fare questo lavoro, fare le interviste con un paio, ho messo insieme un'equipe, un paio di giornalisti che abbiamo fatto tutta una serie di domande, che potete leggere le risposte, e abbiamo fatto questo lavoro. Il fotografo è come uno scrittore, adesso è un autore, usa la macchina fotografica come mezzo, non è che... No, invece si perde tempo e dice, ah, io ho questa macchina. Il fine sono più importanti, cioè i mezzi sono più importanti del fine. Un fotografo che vuole fare deve avere una visione sociale. Ogni immagine è un'immagine sociopolitica, anche una cartolina illustrata è un'immagine sociopolitica.
Cioè, Napoli può essere il golfo blu con i due pini in primo piano, può essere una montagna di spazzatura. No? Allora, uno deve decidere che immagine vuole dare di Napoli. Ho preso Napoli per dire, ma qualsiasi posto può essere... Allora, il fotografo deve avere una visione, non deve masturbarsi con le macchine fotografiche. Purtroppo, invece, senza tecnologia sono nulli. Cioè, fotografo è un fotografo anche senza macchine in realtà. Io non faccio le foto per me, non mi interessa fotografare per me. Io penso a qualcosa e devo fare un'immagine e far vedere agli altri come penso, che poi gli vada bene o male, non mi interessa. Non sono alla ricerca di consenso, sono alla ricerca, cerco di far vedere come vedo io, ognuno di noi vede a modo suo. Sì, però se io questo assassino qua, se avessi ammazzato tuo figlio, cosa faresti? È chiaro che praticamente il senso di vendetta ce l'abbiamo dai secoli. Però ci mettiamo sempre dalla parte della vittima, che rispetto tantissimo, è chiaro. Però se tuo figlio fosse l'assassino, cosa faresti? Se tuo figlio ammazza suo fratello, lo ammazzi perché ha ammazzato il fratello? Così finalmente rimani padre orfano? Ma per essere cretini, no, è proprio una demenza. Pensate che vostro figlio sia l'assassino. Non pensate sempre che sia lui la vittima. Perché per me non fa nessuna differenza. Però facendo questo capireste. E per capire bisogna fare anche questo sacrificio di pensare che forse tuo figlio è un assassino. E forse per causa tua. O forse per causa della scuola, o forse per causa di circostanze sociali che di cui è stato vittima a livello educativo, a livello discriminativo. Cioè, nascere con la pelle nera non è facile, ragazzi, ancora. Non è facile. La luce della morte sono rassegnati. Aspettano la busta gialla. Alla mattina arriva uno, ti porta una busta gialla e nella busta gialla c'è scritto il giorno e l'ora dell'esecuzione. E c'è gente che aspetta la busta gialla da 20 anni. Tutti i giorni. È pazzesco la tortura, che uno Stato democratico può mettere insieme. E questa è ingiustizia, capite? Il problema qui è l'ingiustizia. Chiaro, uno ammazza deve la giustizia, ci vuole giustizia e la pena di morte non è giustizia. Momento importante per la cultura non solo di Stazzema ma dell'Italia, del mondo, un messaggio di amore, di pace pensando ai terribili errori che sono stati fatti nel passato purtroppo. Dunque un grido di amore per continuare a vivere e affinché tante persone in futuro vivano. E qui ho sentito un ragazzo che ha detto: viva la pace, viva l'amicizia, una cosa molto bella. Complimenti Oliviero Toscani, complimenti.